Ciao a tutti dal Demiurgo del Depensamento. Aspettate che prendo una luce. Siamo qui oggi per fare il tutorial sulla modifica della PlayStation 2. Allora, ragazzi, adesso qui lasciate perdere che siamo un po' in una postazione. Sta registrando, sì. Siamo un po' in una postazione abusiva perché, per farvi vedere. Allora, questa ragazza è la mia PlayStation 2. Questa. PlayStation 2 Slim, guardate, spero che si veda tutto. PlayStation 2 Slim è una versione, è la versione 7500, quindi è, vedete questo disegno? La mia è la SCPH 7000, cioè 70.000, 75.000 praticamente. 75.004, 75.004 perché è la versione italiana, c'è scritto sotto la console, assolutamente sotto la console. Adesso vi faccio anche vedere, aspettate un attimo, perché sto provando i sensori e quindi ragazzi, sto bloccando in diretta con voi i sensori, quindi aspettate che non voglio perderli. Faccio vedere. Aspettate, ecco qua, guardate. Spero che si veda. Vediamo. Guardate. SCPH 75.004 PAL, ovviamente. Quello invece, questo qua sotto, quel numerino che si vede qui, aspettate, quello lì, sopra il codice a barre, è il data code, che è in questo caso 5D. 5D. Quindi questa è la Slim, abbiamo detto, ok. Allora, ragazzi, innanzitutto c'è da dire una cosa. C'è da dire che la PlayStation 2 esiste appunto in vari modelli. Allora, vediamo subito come installare i blocca sensori, i cosiddetti version 4 V4 Part Tools per lo Swap Magic, che sono quei se blocca sensori che sono questi qua che vedete in questa immagine, che ci permettono di far continuare, cioè di permettono alla Play 2 praticamente di non fermare mai il disco, anche quando il vano disco è aperto, il disco continua a girare, quindi in ogni momento il disco girerà. Questa è una modifica che serve per utilizzare lo Swap Magic, per utilizzarlo col Free Mac Boot, quindi per installare il Free Mac Boot la prima volta, in quanto bisogna avere i sensori bloccati. I sensori bloccati di solito si bloccano usando appunto del nastro adesivo, del nastro isolante nero, dello scotch, dei pezzi di carta, dei fazzoletti. Ma ragazzi, facciamo un metodo fatto bene definitivo, insomma, usiamo questi componenti che costano 3 euro, si trovano online, anche su eBay, e sono fatti bene, ecco. In base al modello che avete, vanno usati alcuni componenti, altri no. E appunto, il disco continuerà a girare, adesso vi faccio vedere come fare. Allora, vediamo un po'. Allora, il componente A è solo per le PlayStation 2, modello SCPH 7. 79.000 in poi, quindi 79.000 e 9.000. Ed è questo. È questo. Faccio vedere. Questo, spero che si veda. Questo, aspettate, perché sono molto piccoli, tenerli in mano fa fatica. Aspettate. Guardate, è questo. Fatto così. Spero che sia a fuoco, io ragazzi non posso farmi miracoli. Comunque si vede dall'immagine. Poi c'è il componente B che è molto piccolo, che adesso non lo trovo neanche più, eccolo qua, che è questo. Io non so se è a fuoco, ragazzi, però si vede dall'immagine, guardate com'è fatto, guardate bene questa immagine, guardatele bene. Che serve? Va messo praticamente qua, perché allora il sensore, allora, ci sono tre sensori nella PlayStation 2. Slim. Io non parlo della Fat perché non la conosco, ragazzi. Poi la Slim è la migliore di tutte, anche per farci le modifiche avanzate. Allora, questo qui è il primo sensore che c'è della Slim che va bloccato se avete la 79.000 o 9.000 col componente A. Se invece avete le 7.000 comunque, qualsiasi, la mia è la 75.000. Delle 70.000 in generale, quindi anche a 75.000 come la mia, ci vuole il componente F, che
Che è questo, componente F. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Questo è il componente F. Questo qua. Non so se si vede a fuoco. Comunque si vede dall'immagine. Poi, qua dove c'è questo qui, che è quello che ferma il disco, ci va incastrato il B, componente B, che è questo qua piccolissimo. Il B va incastrato lì. Poi l'ultimo sensore. Allora, i tre blocchi sensori rimasti sono il C, il D e l'E. Allora, in teoria bisognerebbe andare per priorità. Cioè, prima mettere il C, se non si riesce a mettere il C, mettere il D, se non si riesce a mettere il D, l'E. Io ragazzi ho provato a mettere il C, ma non ci riesco. Si vede che la mia Play 2 è fatta po poco diversa. Non ci entra, l'ho provato in mille modi. Il D non ho voglia di aprirla perché l'ho già aperta, perché l'ho appena pulita e tutto quanto. Vi faccio vedere l'E, che io ho messo quello, lo metterò con voi. Che è questo, che va incastrato praticamente lì. Vedete lì dove si è messo quella graffetta qua di metallo? Va messo lì. E c'è un adesivo sotto. Quando voi avete individuato la posizione per cui il disco gira, lo incollate in quella posizione lì in modo che stia fermo. Adesso vi faccio vedere com'è la faccenda. Allora, accendiamo la Play 2. Allora, adesso il vano disco è aperto. Il vano disco è aperto, ma non sta girando niente. Come normale, no? Allora, adesso vi faccio vedere. Dopo li incollerò per conto mio, però vi faccio vedere che funziona. Allora, mettiamo il sensore A. Qui, guardate, mettiamolo, aspettate, è faticoso tenere tutto in mano, ma adesso tolgo il telefono, se no non ci riesco. Guardate, ecco, aspettate, no, sono molto piccoli, ve lo faccio vedere poi quando è finito il lavoro, però praticamente va incollato sia quello col nastrino che c'è sotto, no? Ecco. Vedete? Ecco, così sta fermo. Se ci fosse un disco, il disco continuerebbe a girare. Se proviamo, faccio vedere, mettiamo un disco. Mettiamo un disco, mettiamo. Ma questo, sì. Alias. Mettiamo. Fammi vedere che gira. Ovviamente gira perché tengo schiacciato, ma quando voi l'attaccate col nastrino che c'è sotto, c'è una specie di scotch, nella posizione corretta, poi. Guardate, eh. Adesso ci devo mettere il blocca. Devo mettersi anche il blocca fermadisco. Ecco perché fa quel rumore lì, ragazzi. Allora, aspettate che ce lo incastro anche lui. Quindi sono tre. Ecco, vediamo se ora fa ancora rumore. No, non l'ho messo male. Aspettate. Non ho ancora capito come si mette quello. Guardate. Vedete? Ora sta leggendo il gioco, ragazzi. Col cassetto aperto. Vedete? La Play 2 è stata ingannata. Crede che il vano disco sia chiuso. Mollo. Il disco si riferma. Bene ragazzi, dopo passiamo alla. Avete visto il bloccaggio dei sensori? Dopo passeremo alle altre fasi. Ok ragazzi, poiché ho dovuto comunque aprire la Play 2 perché voglio pulirla, vi faccio vedere. Allora, questo ragazzi è giravite che serve. Questo. Allora, questo è. Vabbè, questa è la marca, io ho usato questo, però vedete c'è questo manico rotante. È una croce, ovviamente. Vedete, dovete togliere queste plastichine qua, queste 6 sono 3, 4, 5, 6. Questa vedete, vabbè, è la 75, 75.004, no? PAL. Allora, svitate le 6 viti. Aspettate. Svitiamo le 6 viti. Faccio vedere dentro come è fatto questo modello in particolare di Play 2. Così vedete anche tutorial hardware. Faccio vedere come è fatta dentro la Play 2. Sono tutorial a 360 gradi. Allora, qui ragazzi c'è. Questo serve perché si chiedesse cosa serve questo qua. Sono le tre viti che servono per incastrarci lo stand verticale, che è questo.
Voi lo inserite qua e avvitate la vita, per metterla in verticale, io la tengo sempre in verticale. Qui ci sono le due memory card, qui ci sono le due porte dei controller, vediamo un po' pulito. Di due ingressi USB, l'ingresso USB 1 è questo, eh. Qui c'è la ventola, una delle ventole, qui c'è la porta IR, ma serve soltanto per il ricevitore, per usarla come DVD player. E poi qua c'è altra ventola. Qui c'è la presa LAN Ethernet che serve per l'OPL per giocare ai giochi di backup tramite su PC. Qui c'è il digital out dell'audio, quindi l'ottico. Qui c'è l'uscita video, io uso SCART. E qui c'è l'alimentazione. E queste qua dietro, sapete cosa sono? Che nessuno lo sa. Vedete queste piccole viti qua dietro? Quei buchi qua? Ce n'è due. Sapete cosa sono? Nessuno lo sa. Ragazzi, esiste un gadget della PlayStation 2 che è uno schermo, quindi qua si attacca uno schermo che poi va messo così in verticale qua con la Play 2 chiusa e ragazzi, potete giocare alla Play 2 portatile a dir troppo, però in modo semi portatile, praticamente avete uno schermo qua. Si aggancia lì, ragazzi. Pensate voi, e si attacca qua l'uscita audio e video e è incredibile, ragazzi. Comunque, torniamo a noi. Una volta che recitate le quattro viti, la girate, così, poi sollevate da dietro, guardate, eh. Prima da dietro, poi sganciate davanti, ecco fatto, sto guardando come i blocchi a sensore funzionavano, perché non ho mica visto, vedete, i blocchi a sensori. Guardate, sto cercando di trovare l'angolazione dove si vede, vedete? Ce n'è uno lì, appunto lì c'è il fermadisco e qui c'è l'altro, che è incollato perché non ci sta con lo scotch che ti danno. Vedete come sporge questo gancino di metallo che lo tiene bloccato, appunto. Ok. Allora, così vedete anche bene i sensori. Beh, uno vabbè, è il frenadisco, l'altro è questo, guardate. Questo. E l'altro è questo. Che questo e questo tengo bloccato. Quindi cosa succede? Quando vengono schiacciati la lente viene avanti. Qui c'è il grasso che vi ho detto che ho cambiato perché era secco. Qui la lente che l'ho cambiata, il lettore ottico. Ho cambiato tutto il carrello io che si svita qua si compra online. Qui c'è la ventola, mi raccomando che sia pulita, tenete tutto pulito. Questo è il pulsante d'accensione, niente di che, questo è il fermadisco, quello che tiene fermo il disco mentre gira, questo è il carrello e niente. Così avete visto dentro anche come si smonta. Allora, vi mostro l'ultima cosa hardware, una cosa molto utile, pulire la lente della PlayStation 2. Allora, non so quanto si possa vedere, però è là. Allora, ci vuole un prodotto per i vetri. Assolutamente, non usate l'alcol perché opacizza e un cotton fioc. Allora, se ne metto un poco. Cima. Ecco. C'è una specie di gel per i vetri. Non bisogna metterne troppo, se ce n'è in eccedenza rimuovetelo. Poi molto leggermente si va senso orario, senza schiacciare la lente troppo, così in senso orario, poi si gira dalla parte asciutta e si asciuga. Tieni sempre molto piano. Si asciuga la lente. Basta. Tutto qui, ragazzi. Quello che bisogna fare per pulire la lente della PlayStation 2. Niente, passiamo alla parte software. Allora, dicevo, non è che. Allora, il sensore B, il blocco a sensore B va messo dove c'è il freno disco dall'alto verso il basso, cioè va inserito proprio in questo modo, non spingendolo orizzontalmente, ma va incastrato cioè inserendolo dall'alto verso il basso. Una volta che avete tenuto il frenadisco bloccato verso destra, in modo tale che la piccola protuberanza che ha si incastri nel frenadisco e lo tenga fermo, immobilizzato.
E tutto il resto invece l'ho detto correttamente. Allora, facciamo questo riassunto. Perché questo tutorial praticamente è gratuito, la modifica è gratuita? Perché l'unica cosa che dovete comprare, perché cioè, no, ci sono cose obbligatorie e cose consigliate. Allora, le cose obbligatorie. Vabbè, innanzitutto avere una PlayStation 2 Slim e deve essere di tutti i modelli, tranne del modello SCPH 90.000, cioè 9XXX, eccetera. Cioè l'ultimo modello della PlayStation 2 Slim, perché l'ultimo modello della PlayStation 2 Slim praticamente è stato patchato, il firmware è stato patchato, il firmware ufficiale del sistema operativo, e quindi non è possibile bypassare la protezione, no, non è possibile bypassare praticamente il controllo che la PlayStation 2 fa su, appunto, sulla memory card e sui giochi masterizzati. Non è possibile, perché appunto c'è il FreeMake Boot, che è il sistema operativo che noi installeremo. È un sistema operativo praticamente, quindi è una modifica software, non hardware. L'unica hardware è il bloccaggio dei sensori, ma non è niente di che. Appunto. Questo bloccaggio dei sensori serve soltanto a far partire il FreeMake Boot. Dopo uno può tirare anche via e blocca i sensori, ma io consiglio di lasciarli perché a lungo andare, dopo vari anni, il carrello della PlayStation 2 Slim, il coperchio, tende a allentarsi e quindi spesso succede che voi inserite il disco e il disco non ve lo legge perché il disco smette di girare. Questo cosa significa? Significa che la Play 2 pensa che il carrello sia aperto quando in realtà è chiuso, perché si sono allentati. Cioè, praticamente non chiude bene il carrello perché con l'età, con apri e chiudi, si è allentata la molla. Quindi vi consiglio di lasciarli così anche aprendo il carrello il disco girerà sempre, non avrete più problemi e rotture di balle che mentre sta giocando magari si interrompe il gioco. Ecco, quindi lasciateli, lasciateli. Appunto, stavo dicendo, il FreeMake Boot si basa appunto su una falla di sistema che praticamente viene flashato il BIOS, viene flashato il BIOS. Tramite la memory card, quindi viene installato sulla memory card. Voi togliete la memory card dove c'è installato il FreeMake Boot, la PlayStation 2 ritorna originale, quindi non compromette in alcun modo la PlayStation 2. Non c'è neanche bisogno di aprirla. Io vi consiglio di aprirla perché se l'avete dopo tanti anni, vi consiglio di aprirla, darci una spierata dentro facendo piano, attenzione alla ventola, attenzione al disco ottico, al carrello ottico. Io addirittura ho cambiato l'intero carrello ottico della PlayStation 2. Perché il grasso che c'è si è seccato, quello che fa andare avanti e indietro la lente. Ho cambiato la lente perché dopo un po' di anni venne usurata, si usura e basta. Quindi dopo la richiudete, riavvitate tutto da sotto. C'è un sacco di tutorial su internet, non è necessario con questo tutorial per la Play 2 tramite questi blocca sensori. Invece io quando lo feci la prima volta che non avevo i blocca sensori ma avevo messo dei pezzi di carta col nastro adesivo, vedete tutti i video online cosa fanno vedere? Fanno vedere che la aprono, ci mettono il nastro adesivo anche nel sensore interno, che invece non serve perché vi ho fatto vedere che c'è quel blocca sensore di metallo che senza necessità di aprire la Play 2 blocca, praticamente schiaccia il sensore in modo che il disco giri, quindi non c'è bisogno di aprirla, però darci una pulita sì, ecco. E appunto, dicevo appunto, sulla 9000, sulle 90.000 non funziona, quindi l'ultimo modello in particolare, se andiamo a vedere, perché andare a vedere su internet, guardate, vi dico esattamente perché non avendocela io ho una 75.000. Allora, questo ragazzi, vi faccio vedere i siti fondamentali. I siti che dovete sempre avere sott'occhio. Uno è questo che è il PS2 sbarra home trattino home. C'è tutto qui, qualsiasi cosa sulla PlayStation 2. Appunto. Questo è uno. L'altro è questo, PSX Scene. Come c'è il PSP Scene spagnolo, questo è il PSX Scene PlayStation 1 e PlayStation 2. Qui ci sono tutte le versioni del FreeMake Boot che andremo a installare. L'ultima versione, che è quella che vi consiglio di installare, è aggiornata, guardate, il 21 luglio 2018 ed è la 1.964 che si scarica da qui. Si
si trovano qua le ultime, perché non le trovate aggiornate online. Trovate dei tutorial con ancora la 1.8, ragazzi, ma sono cambiate un sacco di cose, molto migliorata. Appunto, qui c'è il download link, qui sono tutti i link appunto delle ultime versioni, guardate. Vedete, 1.9.6.4. Ci sono tutti i vari tipi di installazioni che dopo vi spiegherò. Ci sono i change log, eccetera. Appunto, si va qui e si installa. Qui si scarica, qui. Appunto. Qui invece sono tutti i vari, le varie app, diciamo, per farvi capire nel vostro linguaggio da smartphone, perché sennò non capite niente, le varie applicazioni che vanno messe sul, sempre sulla memory card, cioè tramite una chiavetta. Prima si usa la chiavetta che si mette nella porta USB della PlayStation 2, che è un USB 1.1, quindi un USB molto lento. E questo dopo avrà delle conseguenze, vi spiegherò poi dopo riguardo a giocare. E poi queste sono tutte le app che sono degli eseguibili leggibili dal framework boot, che avviano sulla Play 2, che sono formato .elf. Uno è ESR, che ci consente di giocare ai giochi di backup, cioè alle copie masterizzate, ai giochi masterizzati, sia che siano Play 2 in formato CD-ROM, quindi ISO minore di 700 MB, quindi quelli che hanno in origine il fondo del disco, il retro del disco nero o blu, poi quelli normali, ISO normali, che variano da 700 MB a 4.7 GB, quindi su un DVD-R normale, che sono appunto DVD-R normale. Appunto, un esempio, per esempio, facciamo un esempio, che ne so, cioè Devil May Cry 1 o Devil May Cry 3, ecco. Invece i primi che vi ho detto con le ISO minore 700 MB su CD-ROM, vi faccio un altro esempio per farvi capire chi potrebbe essere, ecco, Crash Bandicoot e l'Ira di Cortex, ecco, per esempio. Poi ci sono giochi rari, sono molto pochi, che sono su dual layer, quindi DVD-DL, cioè dual layer, che va da 8,5 giga, 8 giga e mezzo, e sono giochi appunto che hanno un doppio strato, che sono quelli che, se non sbaglio, usa anche l'Xbox 360 comunque per i giochi, per esempio God of War 1 e 2, Champions of Norrath, Genji, come si chiama quell'altro, aspettate, Rogue Galaxy, ce n'è un sacco, ce n'è abbastanza, insomma, ce n'è abbastanza. Comunque in ogni caso bisogna usare l'ESR, che è un programma. Allora, l'ESR è due cose, è sia un programma, quindi per PC, che applica una patch all'ISO. Allora, se l'ISO è minore di 700 MB in formato QBIN, se è normale, cioè è un ISO normale come ho detto prima, è ISO, formato ISO. Se invece è una dual layer, è sempre ISO. Però se è minore di 700 MB, prima bisogna convertire il QBIN in ISO facendo dei passaggi, perché altrimenti non potete applicare la patch ESR all'ISO. Se è normale, cioè fino a 4.7 giga, e tra i 700 e i 4.7 giga basta soltanto fare l'ESR normale, la patch normale. Se invece è un dual layer, bisogna prima applicare un'altra patch, che è la Toxic Dual Patcher, che si trova su, guardate, adesso però purtroppo hanno chiuso il sito, quindi dovete cercarla altrove. L'hanno proprio fatto sparire, il grandissimo The ISO Zone, guardate, hanno proprio cancellato il sito, non lo sapevo neanche. Ma che cazzo? Guardate, un altro sito del retro gaming chiude. Fino a qualche giorno fa c'era, ma non potevi scaricare. Adesso invece l'hanno proprio chiuso. Vabbè, ragazzi, si chiama Toxic Dual Layer. Eccolo. Ecco, devi scaricarlo da qui, sempre da quel sito che ho detto. Invece l'ESR Patcher è questo. Questo qua.
Allora, questo è l'SR Patcher. Allora, questo è SR Disk Patcher 0.24 Alpha. È questo che dovete scaricare. È semplicemente lo aprite e la poi farò vedere. Questo è uno. Comunque lo scarico così. Faccio vedere. L'altro invece è il Toxic Dual Layer Patcher. Ok. Che vale solo per i BDR, cioè i giochi dual layer. Guardavo cosa c'era di su questo sito di vedete qui trovate tutto quello su PSX, trovate tutto quello che riguarda anche, vedete, anche Xbox 360, Play 1, Play 2, dopo vedete. Tenete sempre d'occhio queste cose, appunto. Poi questo Toxic Dual Layer Patch. Allora, dicevo, tutte queste cose vanno messe, cioè l'ISO va patchata prima di masterizzarla, come ho detto. Dopo vi spiegherò ancora più in dettaglio. Questo è Free Mac Boot proprio, è il sistema operativo. Questo è il graphics, dopo vedrete tutte queste cose, il Graphics Synthesizer Mode è un'applicazione che ci consente di forzare la risoluzione dei giochi nella risoluzione che vogliamo noi. Le risoluzioni che possiamo scegliere sono 480p a 60 Hz, quindi NTSC, 576p a 50 Hz, quindi PAL, però tutte progressive, 720p a 60 Hz e 1080p a 60 Hz. Il problema è che è fatta male, nel senso, molti giochi, soprattutto quelli PAL, non sono compatibili, quindi io ve la sconsiglio altamente di utilizzarla. Vi consiglio invece di prendervi uno scaler esterno, e io ho già fatto un video sul mio canale, andatelo a cercare per ottenere la massima qualità della Precision 2, per avere tutte l'output di ogni gioco in progressivo, sia che sia un gioco in 240p, sia che sia in 480i o 576i o 480p, che sono le risoluzioni che ha Play 2, può avere anche 1080p, eccetera. Comunque, in ogni caso, viene in progressivo perché il 240p viene tramite line doubling con l'OSC Scaler, che c'è il video sul mio canale, va in 480p e i giochi in 480i vanno in 480p e quelli in 576i vanno in 576p. E poi, sempre con i miei tutorial che ho fatto, tramite un cavo HDMI della Madonna che è l'M Cable, tutte queste risoluzioni vengono in upscaling, vengono upscalate a 1080p 60 fps. Quindi voi lo vedete così. Poi io recco nelle risoluzioni che vi ho detto prima, perché la vermedia recca 30 fps in 1080p, quindi preferisco, però me lo gioco a 60 fps in 1080p, ragazzi. Questi lasciate stare. Questo è l'OPL, dovete usare sempre lo stable. L'OPL, Open PS2 Loader, è quel programma che va messo sempre sul Free Mac Boot, che ci consente tramite chiavetta USB o hard disk USB, LAN, quindi l'entrata Ethernet della Play 2, sia col modem che senza modem, cioè tramite comunicazione diretta tra Play 2 e PC tramite cavo crossover Ethernet, che è quello che vi consiglio io, che è il più veloce di tutti, perché il modem in mezzo, la rete, causa dei rallentamenti, e poi tenete sempre occupato il modem. Vi consente questo programma di giocare sulla Play 2 ai titoli, alle ISO Play 2 che voi avete sul vostro PC. Basta creare una cartella, condividerla in rete, IP statico, mettete un IP statico del vostro, un IP statico, poi lo configurate su questo programma sulla Play 2, attaccate un cavo crossover tra Play 2, nella presa Ethernet della Play 2 e la presa Ethernet del PC, avviate l'OPL, lo configurate bene come vi farò vedere, e poi potrete giocare ai giochi senza rovinare il disco ottico, quindi senza mettere dentro niente nella Play 2, cioè i dati passano attraverso l'Ethernet, i giochi vanno velocissimi, massima qualità, vanno sempre bene, c'è tutta la compatibility list per mettere i vari modalità per farlo andare, funzionano tutti, potete mettere le immagini, potete mettere le configurazioni, potete mettere tutto quello che vi salvataggi, tutto quanto, e potete praticamente fare una libreria immensa, tutta digitale. E poi questo è l'OPL Manager, che è quello che vi consente di creare le copertine appunto da usare sull'OPL.
Questo è l'emulatore Play 1, ma non ce ne frega niente. Questo serve per vedere i film e le MP3 della Play 2, ma non ce ne frega niente. Questo serve per giocare ai giochi Play 2 sulla chiavetta USB, appunto, come lo, ma io consiglio di usarlo PL. Ma che, ragazzi, con la chiavetta USB lasciate perdere, perché un USB 1.1, quello che la Play 2 lagga un sacco. E basta, ragazzi. Allora, Free Mac Boot. Le uniche Play 2, guardate. Allora, Free Mac Boot funziona su tutte le Play, quasi tutte le Play 2. L'unica versione Play 2 che non va sono quelle del modello Slim, con un modello di numero seriale 9XXXX, vedete? Vedete? Però sono le ultime, insomma. Se hai una FAT o una Slim che non fa parte di quello lì, puoi usare Free Mac Boot. Praticamente quali sono queste, questo modello? Sono quelle Play 2 che invece di avere la superficie della skin opaca, ce l'hanno luminosa, cioè ce l'hanno riflettente. Quello lì è l'ultimo modello, ragazzi. Ok. Vabbè, e quindi quel modello lì, ragazzi, non può essere stato il Free Mac Boot. Quindi se voi avete quel modello lì, l'ultimo, il 90.000, guardate sul canale del Meta, andate sul canale del Meta e guardate il tutorial dello Swap Magic, che è l'unico metodo veramente che non è neanche hardware, quindi anche lui software, che permette di giocare le copie masterizzate su quel modello lì senza problemi, perché Free Mac Boot non si può installare. Comunque, ragazzi, se potete, prendetevi una Play 2 che possa avere il Free Mac Boot, perché vedrete tutti i vantaggi che ha questa cosa. Ok? Adesso ci sono vari link. Allora, questi qua sono due tutorial che ci sono già inglesi sull'argomento, ma io vi farò un bel riassunto in italiano, poi secondo le mie conoscenze, perché vi semplificherò di molto le cose, appunto. E allora, facciamo un riassunto. Vi dico tutto quello che c'è da fare. Allora, cosa bisogna comprare? Bisogna avere 007, un gioco originale della Play 2. Bisogna avere questo gioco. Aspettate. Allora, bisogna avere 007 James Bond Agent Under Fire. Questo, ragazzi, è il gioco che dovete avere. Quando avete questo titolo, e questo dovete comprarlo, lo trovate, comprate su eBay, versione PAL. Su eBay, su Amazon, non penso, su eBay, su Subito, dove vi va, reperite questo titolo, reperitelo. Ok? Bisogna avere un DVD vuoto, un DVD R normale, DVD-R normale. Allora, bisogna avere un DVD R normale, ovviamente un PC col masterizzatore, ovviamente, quindi usare il programma IMG Burn. Ricordatevi, lo dirò dopo, tutti i dischi della Play 2 vanno masterizzati a velocità 4x. Allora, abbiamo DVD vuoto. Allora, poi vabbè, loro dicevano di mettere il nastro, lo scotch per bloccare i sensori. Io vi ho già fatto vedere come bloccare i sensori e dove comprare i blocca sensori. Poi, una memory card della PlayStation 2. Io vi consiglio, vi metterò il link, ma l'ha messo anche del Meta nei suoi video, di comprare una memory card da 128 MB, si trovano su Amazon, su eBay a pochissimo, così vi mettete tutti i salvataggi. Cioè io ne ho due, perché noi installeremo, quello che vi consiglio è installare il Free Mac Boot sulla seconda memory card, così la prima la lasciate sempre dentro, ci mettete i vostri salvataggi, la seconda potete metterci anche i salvataggi, ma con 128 MB vi garantisco che io ho più di 500 giochi della Play 2 e ci sta tutto, quindi ragazzi, cioè. Però così nella porta 2 la lasciate sempre inserita e quindi avete sempre il Free Mac Boot. Perché non è una buona cosa salvarsi troppa roba, salvarsi delle cose dove c'è il Free Mac Boot. Magari si può corrompere ed è un casino. Quindi lasciatela sempre inserita nella porta 2. Installeremo Free Mac Boot nella memory card 2. Poi bisogna avere una penna USB da 4 giga, insomma, una penna USB formattata in formato FAT32. Bisogna avere il cacciavite, vabbè, il cacciavite se dovete aprirla, ovviamente, i cacciaviti tipo della Philips,
quelli col manico rotante praticamente da, comunque se andate da un ferramenta, se volete aprire la Play 2, anche se non serve, ho detto, però se volete pulirla, ci vuole, andate da un ferramenta, fatevi vedere la vite com'è quella della Play 2 sotto, e così vi trovate il giro vite giusto. Abbiamo detto 007 e poi il Free Mac Boot scaricato, ovviamente quello dove vi ho fatto vedere. Allora, bisogna, allora, il procedimento è questo, praticamente. Abbiamo bloccato i sensori. Inseriamo, allora, memory card 1 e 2. Ok? La 2 teniamola solo per il frame boot. Abbiamo messo sulla chiavetta, abbiamo estratto l'archivio che abbiamo scaricato del frame boot, tutte le cartelle che ci sono, tutto quanto, mettiamo su chiavetta, formattata in FAT32. Inseriamo la chiavetta nella prima porta USB della PlayStation 2. Attacchiamo il controller e tutto. Accendiamo la Play 2. Allora, inseriamo 007. Il disco gira sempre, quindi potete... lasciate aperto il vano disco, perché con i sensori bloccati, come ho fatto vedere, il disco gira anche col vano disco aperto. Quindi lasciate aperto il carrello, il disco gira. Voi giocate 007. Palle. Agent Under Fire. Ok? Poi. Non Nightfire, occhio. Quello lì ci vuole Agent Under Fire. Notate come ci vuole appunto un gioco tipo 007 a fare le cose illegali. Questi tutorial, ragazzi, nascono anche appunto per contrastare veramente la chiusura del web, perché vedete, sta chiudendo tutto. Ha chiuso Love Ross, ha chiuso Emo Paradise. Mi sono accorto adesso che anche The Easy Zone, ragazzi, non si trova più niente online. Io mi sono fatto dei backup della Madonna, c'ho tutto quello che serve negli anni passati, quindi state tranquilli che io non mi sono fatto mica fregare. Comunque, questi tutorial nascono per contrastare la censura che c'è sul web ultimamente. Non me ne frega niente. Allora, giocate a 007. Dovete finire il primo livello, quindi giocate il gioco, dovete finire il primo livello. Quando siete arrivati, avete finito il primo livello, salvate, se volete, e anzi vi consiglio di salvare, e dovete praticamente giocare il secondo livello. Il secondo livello è un gioco di. È un, dovete guidare una macchina, no? È una missione dove dovete seguire della gente su una macchina. Allora, praticamente quel gioco lì di 007, perché funziona questa cosa? Perché quel gioco lì, quando voi finite il primo livello e siete nel secondo, cioè siete stati per cominciare il secondo, siete nel menu, il disco va in stallo, c'è cioè la Play 2. Sebbene il disco giri, non sta leggendo il disco, quindi va in stallo la memoria, va in stallo la RAM della Play 2 si blocca, cioè va in stallo. E avete quel momento lì, mentre sta caricando per il secondo livello, in cui la Play 2, voi potreste togliere il disco e lei non se ne accorgerebbe. Quindi cosa bisogna fare, ragazzi? Bisogna fare una manovra un po' rischiosa, ma se siete bravi, io la feci all'epoca, la feci anche con il nastro adesivo, neanche con questi blocchi sensori, quindi bisogna, mentre sta caricando per il secondo livello, sostituire il disco originale PAL di 007 Agent Under Fire, mentre sta leggendo proprio il disco, fermarlo un attimo velocemente, senza danneggiare la console, con la mano, tirarlo via, fare lo swap trick si chiama, cioè swappare il disco, switchare il disco, metterci una copia masterizzata sempre di 007 Agent Under Fire che voi vi siete preparati prima, dopo vi farò vedere come, ma avete modificato sopra un file, avete modificato il file driver.elf, avete modificato quel file lì, cioè l'avete sostituito con un file che c'è nell'archivio che avete scaricato del Free Mac Boot, in modo tale che la Play 2 cerchi il file di guida del gioco, ma in realtà carica il loader che vi permette, l'installatore del frame, che vi permette il loader, l'esplora risorse, che vi permette di andare a leggere la chiavetta che avete inserito, la chiavetta USB, e andare a recuperare da lì il Free Mac Boot Installer. Poi avviate l'installazione, selezionate la memory card 2 e installate sulla memory card 2 il Free Mac Boot. Da quel momento voi potete togliere il sensore, potete fare quello che volete, blocca il sensore, potete fare quello che volete, che avrete sempre il Free Mac Boot. Volete passarlo a un vostro amico? Perché è solo la prima volta che bisogna fare questo passaggio, nelle altre volte non c'è più bisogno. Volete modificare un'altra Play 2? Prendete la memory card da là,
la inserite sempre nella porta 2 di quella per le due lì, e anche lei sarà già modificata. Volete copiare il procedimento, volete far veloce senza dover fare tutti questi passaggi? Prendete la memoria, allora inserite la memory card 2 nella nuova Play 2 o quella di un amico, quella che c'è già Free MacBoot, che vi siete installati facendo così. Mettete sempre la chiavetta USB con tutti i file, fate partire il file che vi farò vedere, si chiama bootelf, che è praticamente il loader della Play 2. Fate partire. E cosa succede? Succede che è l'esplorer di source, andate ancora a cercare il Free MacBoot Installer. In quel momento, quando avete avviato il Free MacBoot Installer dalla chiavetta, mi raccomando, voi dovete andarlo a farlo avviarlo dalla chiavetta, non dalla memory card. Togliete la memory card 2 dove c'era il vostro Free MacBoot, inserite sempre al posto la memory card 2, la memory card vuota del vostro amico, fate installare sulla memory card 2. E ve lo installo sulla memory card 2, vi trasferisce il contenuto dalla chiavetta alla memory card. Così avete raddoppiato, avete due memory card adesso con Free MacBoot, senza bisogno di rifare questo passaggio di 007 dello swap trick, eccetera. E potete farla all'infinito, ragazzi, potete anche venderla. Tanto la gente le vende su eBay e nessuno gli fa niente, quindi boh, non lo so spiegare neanch'io. E basta, ragazzi, e dopo vi farò vedere tutto quanto. Allora, ragazzi, continuiamo il tutorial avanzato. Allora, abbiamo visto come bloccare i sensori. Allora, adesso c'è da fare la seguente cosa. Allora, c'è da fare la seguente cosa. Praticamente, abbiamo bisogno di un pro. Allora, nei seguenti programmi abbiamo bisogno, ve li dico subito. Abbiamo bisogno di IMG Burn, che è un programma di masterizzazione. Abbiamo bisogno di, appunto, l'ESR Disk Patcher, che è il programma ad applicare la patch alle ISO Play 2 per giocarle in backup. Abbiamo bisogno di Apache per modificare l'ISO. E quindi adesso vi faccio vedere. Quindi questi sono i programmi. Quindi IMG Burn si esegue, si installa. No, 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 questa cosa qui. Sì. No, non mi piace dov'è. Dove ho trovato questo IMG Burn? Allora, abbiamo bisogno, aspettate, perché sono tante cose da dire. Questo voglio, Dio santo. Non quelle cose lì di merda. Comunque, ragazzi, abbiamo bisogno di questo gioco. Questo gioco 007 Agent Underfire slash 50539 il codice palle, che ha queste lingue. Non è vero che c'è l'italiano, ragazzi. Questo è un errore del sito. Non c'è l'italiano. Ci sono tutti gli altri, ma l'italiano non esiste. Quel gioco qua. Quel gioco qua ci vuole. Allora, adesso vi farò vedere cosa c'è da fare. Praticamente, c'è da fare queste cose. Allora, ragazzi, qui voi vedete una lista. Vedete, voi qui vedete una lista. Vedete qui una lista dei giochi che si suppongono vadano con il metodo dello swap disk. Il metodo dello swap disk è il metodo che ho fatto, che appunto, di cui vi sto spiegando per poter installare i Free MacBoot sulla PlayStation 2. L'unico consiglio che vada, l'unico che va è appunto questo 007 Agent Underfire. Bisogna modificare il file driving ELF della ISO. Allora, tutti gli altri non li ho provati. Io non ve li consiglio, vi consiglio di trovare su eBay 007 Agent Underfire PAL usato, il codice che vi ho fatto vedere è appunto con la copertina che vi ho fatto vedere. La copertina è, io ce l'ho in italiano, però il gioco non è italiano, ha tutte le altre lingue ma non l'italiano. Comunque ci vuole questo 007 Agent Underfire. Poi bisogna avere, adesso vi faccio vedere le altre cose.
Poi, appunto, dobbiamo avere questi programmi, li reperite online, ragazzi, non posso mettere i download. Vabbè, questo, ragazzi, è il Nubi Package, che è la versione semplificata del Free Mac Boot. Si può trovare online, però potete anche scaricare il Free Mac Boot da dove vi ho fatto vedere io. Però questo, ragazzi, è più semplice, vedete voi. Allora, qui io vi consiglio di usare DVD Decrypter, che è questo programma, ma anche IMG Burn va bene. Dopo vi farò vedere come usare, come masterizzare con IMG Burn. Quindi voi mettete il disco originale di 007 Agent Under Fire della Play 2 che avete comprato nel masterizzatore, lo selezionate, fate mode, fate ISO, fate read, leggi, cioè sarebbe da disco a ISO. E poi niente, fate, selezionate appunto il disco, la periferica ottica dove l'avete messo, e poi fate decrypt. Vi copia l'ISO dal disco sul PC in formato ISO, lo chiama bondauf.iso. Aspettate, ci mette un po'. Adesso io faccio abort perché l'ho già fatto, non mi interessa. E quindi, ok, ecco appunto l'ISO. Vi fa un ISO e un MDS, non vi interessa, sarebbe tipo un Q. Voi interessa l'ISO e quella lì è la dimensione. Allora, più o meno, però dipende perché dipende come viene masterizzato, cioè dipende da un po' la dimensione da come è configurato il PC. Comunque adesso invece andiamo a prendere il programma che si chiama Apache, che si scarica da internet. Apache 1.1, ma uguale, ce ne sono tanti. Apriamo l'ISO. Questo è un programma che serve per modificare le ISO della PlayStation 2, quindi ragazzi è un programma molto specifico. Andiamo a prendere bondauf ISO, che abbiamo appena creato dal nostro disco originale. Ci sono dentro tutti questi ELF, che sono i file dei giochi della Play 2, in particolare di questo. Vedete quel file lì? Adesso c'è un file, che si chiama Driving ELF. È quello che ci interessa, è il file del livello 2, che è il livello delle macchine, che noi andremo a modificare. Dobbiamo fare Change TOC for Selected File, e noi ci interessa questo numero, la size. La size. Andiamo al nostro ulaunch elf uncompressed boot elf, che è il file che ci permette di avviare il loader per installare il Free Mac Boot. Guardiamo in proprietà, guardiamo il size, la dimensione in bytes, che è quella 915 196, è quella che ci interessa. Quindi la modifichiamo, scriviamo la stessa size, no, aspettate, 915 196, facciamo update, poi facciamo, andiamo lì, rinominiamo uncompressed boot elf in tutto maiuscolo driving, esattamente come quel file là, driving.elf. Poi torniamo in Apache e facciamo col tasto destro, cioè non col tasto destro, facciamo, selezioniamo driving elf col sinistro, poi facciamo ISO tools update selected file e lo sostituiamo col file che era l'uncompressed boot elf che noi abbiamo chiamato driving elf. Quindi andiamo a sostituirlo. Dov'è che ce l'ho? Dove cazzo ce l'ho? Dove cazzo ce l'ho? Non fate caso, ragazzi, è FIFA 10, lì sono soltanto. Noi non gioco quella merda lì, state tranquilli. Abbiamo sostituito, ragazzi. Abbiamo sostituito. Ora l'ISO è stata modificata. Quindi adesso nostra ISO di 007 è modificata. Riapriamo DVD Decrypter. Facciamo questa volta mode ISO write, cioè scriviamo su CD. Ragazzi, DVD Decrypter non è altro che una versione minoritaria di IMG Burn, quindi le impostazioni che vedete qui vanno benissimo anche con IMG Burn. Mettiamo dentro il disco vuoto DVD R, più o meno R, dipende dalla vostra Play 2 se lo legge, dovete fare delle prove per i ragazzi. Il mio lo legge sia più R che meno R. Poi, adesso io non lo faccio perché non voglio sprecare un DVD. Dopo faremo write speed deve essere sempre 4x con tutti i giochi Play 2. Selezioniamo la nostra ISO di 007 modificata, bondauf ISO, che abbiamo appena modificato con Apache. Facciamo open, appunto, e poi facciamo non mettete verify niente, neanche test mode. Selezioniamo il disco vuoto, poi facciamo write velocità, write speed 4x sempre, ragazzi. Poi lasciamo masterizzare. E ragazzi, poi abbiamo fatto. Ci siamo creati la nostra coppia craccata di 007 che la useremo come swapping. Praticamente faremo lo swap. Prima metteremo il disco originale di 007, giocheremo il primo livello,
salveremo finito il primo livello, poi nel menu principale faremo lo scambio, perché ve l'ho detto, il gioco, la Play 2, la RAM della Play 2 va in stallo con quel gioco qui, quindi mentre nel menu principale di gioco, dopo aver finito il livello 1 e dopo aver salvato, scambieremo fisicamente, proprio mentre il disco sta ruotando con i sensori bloccati, il disco originale 007 Legendary File con quello che abbiamo modificato adesso masterizzato, la Play 2 non se ne accorgerà e partirà il loader e potremo installare il framework boot sulla nostra memory card originale. E niente, ora passiamo all'ultima fase, appunto. Voglio farvi vedere se sono altre cose, aspettate un attimo. Altre cose che volevo farvi vedere. Allora, volevo farvi vedere... al punto di MG Burn, volevo farvi vedere le impostazioni per le ISO. Ah, e poi volevo farvi vedere appunto il tutorial per Aloma. Allora, volevo farvi vedere. Allora, come masterizzare? Aspettate, installiamo MG Burn, che è il miglior software di masterizzazione. Ok, allora, MG Burn abbiamo installato, questo cos'era? Allora, noi abbiamo l'ISO, di 007, no? Appunto, qui vedete soltanto ISO Play 2. Appunto, le ISO della Play 2 possono essere in formato ISO o in formato, ecco 007 Agent Under Fire, o in formato Qbin, questa freak out bin Q. Allora, i giochi Play 2, l'ho già detto, sono dei tre tipi: o sono su CDR e quindi ISO minori di 700 megabyte, poi ci sono le ISO normali che vanno da 700 megabyte ai 4,7 gigabyte, sono DVD-R normali, e poi ci sono altri giochi, qui non ne ho neanche uno, che però sono dei BD-ROM, cioè scusatemi, delle dual layer, cioè vanno su DVD DL, cioè dual layer da 8 giga e mezzo, tipo Champions of Norrath, God of War 1 e 2. Allora, tutti questi tipi di ISO vanno masterizzate in modo diverso. Comunque vanno tutte allora, quelle da 700 MB, allora quelle su CDR, quelle con ISO minore di 700 MB e quelle da 700 a 4,7 giga vanno masterizzate su DVD R, meno o più R, non importa, che siano Sony o Verbatim o TDK, vanno masterizzate così. Allora, ISO compresa tra 700 MB e 4,7 GB, no, questo è quella normale. Allora, ISO CD, allora quelle minori 700 MB, quindi le trovate in Qbin. In Qbin, allora va masterizzata su DVD. Ok, però il gioco in formato CDR, cioè in formato Qbin, va convertito in ISO, cioè in formato DVD, poi va patchato con ESR patcher. Allora, MG Burn, avete la vostra copia in QISO, in Qbin, scusatemi, Freakout, oppure questa, l'avete, la scaricate, cosa fate? Montate l'ISO con Diamond Tool, cioè schiacciate col tasto destro sul Q, faccio vedere, apri con Diamond Tool e ve lo monta in un'unità virtuale. Poi fate con IMG Burn mode ISO red, vi faccio vedere, aspettate, mode red. Qui vi selezionate la vostra unità virtuale montata. Faccio vedere, allora, Play 2.
Ah, perché il file queue è. Allora, quando il file queue non ve li monta, vi faccio vedere. Vedete? Dovete con un editor di testo andare a cambiare tra le due virgole il nome perché l'ho rinominato, vedete? Così. Ora guardate, ora ve lo monta. Ragazzi, sono piccole chicche, queste qua. Sono piccole chicche che vi fa vedere l'ISO. Allora, è il D, freakout, qui c'è il codice del gioco, è D. Unità D. Quindi D, freakout la vista. Allora, dovete mettere qua 4 per. Sempre. 4 per. Vi dice che gioco un CD-ROM. Poi dovete fare così. Mod ISO red, appunto. Quindi estraete l'ISO del CD. Allora, vi create l'ISO. Questa volta dovete fare così. Dovete mettere ISO. Freakout ISO. Fate desktop. ISO. Poi fate così, dice, sì, ok. Glielo fate fare. Alla fine fate Jack Tray che espelle l'ISO. Ha già fatto. Poi cosa dovete fare quando c'è. Vedete, ha un ISO adesso. Fate Zark, quindi con WinRAR qualcosa, fate estrai. Estraete l'ISO, ragazzi, tutti i file dell'ISO. Estraete. Poi riaprite IMG Burn. Questa volta fate mode build. Prendete. Aspettate, penso che sia giusto, eh. Che è una manovra un po' complicata. Mode build, ok. Allora, appunto, fate mode build. Copia tutti i file dentro la ISO, della vostra ISO minore di 700 MB, li trascinate qua. Poi fate options. Dovete sempre mettere questo, mode 1. Tenete sempre. ISO 9600 più UDF e UDF Revision 1.02. Questo, ragazzi, è formato DVD che legge la Play 2 e basta. Tutto il resto è di default. Destination mettete sempre ISO. Poi fate ok. Ok. Già fatto. Ci mette niente, ragazzi. File ESI. Ed ecco la vostra ISO, questa volta, cioè la vostra ISO, questa volta in formato ISO, e ora può essere patchata dalle SR Disk Patcher. Quindi fate SR Disk Patcher, fate patch, andate in destra dove l'ho messa, perché guardate, se la masterizzavo prima com'era, che è quella copia normale che non ha ancora convertito, guardate cosa diceva. No UDF Descriptor, quindi le ISO in QBIN non possono essere patchate con SR, invece ora quella che abbiamo modificato, cioè abbiamo convertita, guardate. Pacciata. Poi aprite, mettete il vostro disco bianco DVD-R, IMG Burn, fate Variety Made File to Disk, selezionate quella che abbiamo appena pacciato con ESR. Vedete, deve esserci sempre esserci scritto DVD video, sempre ISO 9660 UDF 1.02. Adesso qui non c'ho il lettore DVD, quindi togliete Verify, mettete 4 per sempre e basta, copia 1, punto. Lasciate masterizzare, la mettete, dopo vi farò vedere come funzionano delle ISO di backup. Se invece è un ISO normale che va dai 700 MB ai 4,7 GB, ragazzi, fate semplicemente quest'ultimo passaggio. Cioè, non dovete convertire tutto quanto. Avete l'ISO, applicate ESR Patcher, la masterizzate come vi ho fatto vedere, punto. Non dovete convertire niente. Poi l'ultimo caso, che sono le ISO DVD-9, giochi che vanno maggiori di 4,7 GB, dovete avere i DVD dual layer o DVD-9, sono praticamente questi, e quando voi avete l'ISO dovete prima fare questa cosa, prima il dual layer patch, quindi fate questo, cercate l'ISO e fate ok, patch, go, e ve la patcha, poi fate ancora SR patcher, sempre sulla stessa ISO, patcha, e poi fate IMG Burn sempre 4x così, basta. Queste sono le cose per masterizzare, ragazzi. Le informazioni per masterizzare. E appunto.
questo ve l'ho spiegato, vi ho fatto vedere Free Mac Boot, vi devo far vedere, vi devo far vedere. Io, ragazzi, vi passerei la mia chiavetta già pronta, tutto, però non si può fare, perché il problema è che adesso nel web censurano tutto. Io vi caricherei anche già l'ISO di 007 modificata, ragazzi, ma adesso, cioè, mi censurano il canale se carico queste robe. Cioè, voi non avete idea. Hanno chiuso Emo Paradise, hanno fatto il culo a quella gente lì, figuriamoci a me. Vi faccio vedere sulla, allora, vi faccio vedere quello che serve sulla chiavetta. Voi dovete copiarla, identica. Dovete averla così. Questa è la chiavetta, ragazzi, che va attaccata alla Play 2. E se voi la preparate così, quando installerete il Free Mac Boot, come vi farò vedere fra poco, sarà tutto già perfetto e configurato esattamente come ce l'ho io. La cartella art c'ha dentro le immagini dei giochi. Ragazzi, però trovate le guide, perché queste cose non posso fare i tutorial di tutto, cioè, per vederli con OpenPS2, PS2 Loader, quindi vederli dal PC sulla Play 2. CD ci sono le ISO, vedi, in Q ISO, cioè i giochi con ISO minore 700 MB da giocare su PC, cioè dal PC alla Play 2. Config ci sono le configurazioni per i vari giochi, per farli andare con le varie modalità corrette per farle andare appunto con Apple PS2 Loader. Poi ci sono DVD, c'è l'ISO DVD, qui ce n'è solo una, perché tutti gli altri sono PC, quell'altro. Questo qua sono solo i giochi che ci sono su chiavetta che io uso. Quindi i giochi che vengono letti da chiavetta, poi vedrete anche i giochi letti da PC là, dall'XP attaccato alla Play 2 tramite cavo crossover Ethernet. Poi c'è language, queste cose qua sono di default, lasciate restare, sono già nei Free Mac Boot, anche tutte queste cose. Questo qua è Free Mac Boot Installer, che è quello che faremo partire poi dalla chiavetta. Install, qui ci sono le app, queste lasciate restare, tutte di default. L'unica cosa che ci interessa è questa cartella boot. E qua ci mettete, questo non mi interessa, questi file. Dovete avere boot elf, che è appunto le uncompressed boot elf, quello lì. E boot ycdn. Poi dovete scaricare da internet ESR 9B Elf, ESR Guy Elf, GSM serve per niente, se te lo perdo, questo qua non vi serve. Poi dovete avere OpenPL 0.93 Rev 851 All, lo trovate su internet, che è questo qua, OpenPS2 Elf, e basta, ragazzi, questo non mi interessa. Quando voi installerete tutte queste cose sulla chiavetta, poi installeremo Free Mac Boot e farò vedere, sarà già tutto a posto. Allora, ragazzi, siamo qui. Abbiamo visto come creare. Allora, vedete? Quello l'occorrente, appunto. Il disco. Allora, questa è 007 Agent Under Fire, copia originale PAL slash 50539 il codice. La copertina è in italiano, praticamente, la scatola. Però il gioco non ha la lingua italiana, comunque è multilingue, non esiste lingua italiana. Anche il manuale è in italiano, comunque ci vuole questo se avete una Play 2 PAL. Questo è il disco originale. E questo è il DVD vuoto, questo è un TDK, DVD più R, va bene anche più R per la mia Play 2. 007 Agent Under Fire craccato. Abbiamo modificato, come avete visto, appena visto, il file Driving Elf. L'abbiamo modificato la Talk Size. E l'abbiamo sostituito in modo con Apache, il programma Apache, che è un programma che modifica le ISO del Play 2. L'abbiamo sostituito questo Driving Elf, modificandosi la dimensione del TOC, con il file Uncompressed Boot Elf, che è il launcher che ci permetterà di accedere alla chiavetta che abbiamo già attaccato alla Play 2. E quindi alla chiavetta, allora questa qua appunto accedere con dal disco craccato, con un loader, un esplora risorse, andremo a prendere il file sulla chiavetta che si chiama Free Mac Boot Installer e installeremo tutto il contenuto della chiavetta che abbiamo scaricato da internet sulla memory card. Questa, ragazzi, è la memory card da 8 MB originale PlayStation vuota. Quindi adesso la Play 2, io la memory card con Free Mac Boot, che è questa da 128 MB, l'ho tirata via. Quindi la Play 2 adesso è originale, vedrete quando l'accendo, qui c'è lo scheda, l'OSC, vedrete che è tutto originale, la Play 2 è originale. C'ha una memory card nello slot 2, perché è lì che va installato il Free Mac Boot. La memory card è nello slot 2.
da 8 megabyte originali Sony, la chiavetta con i file che vi ho detto nella porta 1 USB della Play 2. Abbiamo bloccato i sensori, quei blocchi a sensori che vi ho fatto vedere, in modo che il disco possa girare anche cioè il disco giri col vano disco aperto. E abbiamo un controller e basta, ragazzi. Poi abbiamo le due dischi, coppia così. Basta, questo è quello che occorre. Tutto il resto l'abbiamo già fatto prima, quindi iniziamo. Adesso dopo vedrete anche su schermo, facciamo partire la registrazione. Allora, prima fatemi pensare. Faccio vedere che la Play 2 è originale. Aspettate un attimo. Facciamo partire. E appunto. Sì, aspettiamo che si accenda l'overmedia. Aspettate un attimo, ragazzi. Vi consiglio di guardare il video del Meta per la cattura del PC e delle console con l'overmedia 720p 60 fps, ragazzi, che è una qualità ottima ed è abbordabile per tutti. Veramente, questa è una macchina veramente degna. Qui, lo ribadisco, abbiamo l'OSSI, che è questo scheletro della Madonna. Questo scheletro della Madonna, che rende tutte le uscite della Play 2 progressive, e poi tramite l'M cable, che è un cavo HDMI della Madonna, porta tutto in 1080p. Lo vedete qua dietro, che c'è quella luce blu, perché è un... Ah, cazzo! Aspettate, non ho attaccato l'hard disk, mi sono dimenticato di attaccare l'hard disk. Quindi, ci vuole un po' di tempo, ragazzi. Spegniamo l'overmedia. Questi sono gli inconvenienti tecnici che capitano. Allora, attacchiamo l'hard disk. Che non sembra, ragazzi, ma fa quel tutorial qui, è molto complicato. Bisogna pensare a tutto, veramente. Parecchio complicata la faccenda. Ci sono veramente tante cose a cui pensare. Qui intanto sto facendo dei trasferimenti abusivi di backup, guardate, 4 terabyte il backup della Madonna. Cioè, veramente, guardate che backup da vecchi hard disk, di archivi storici, tutto qui in archivi aggiornati. Si è accesa questa. Si sta accendendo. Ci mette un po', però dopo quando va. Così vedete tutto quanto. Non, ragazzi, dei tutorial così non li trovate su YouTube Italia. Non li trovate, non li trovate. Voi non avete idea di quanto ho faticato a farlo la prima volta, eh? Già bloccare i sensori è un casino. Modificare l'ISO, avere tutto questo corrente, poi fare la manovra, perché è una manovra della Madonna. Adesso il problema sarà trovare una postazione per la telecamera per farvi vedere tutto quanto, che non riesco a trovarla. Sarà un po' difficile, io non so se si vedrà. Allora, accendiamo la Play 2. Allora, cominciamo a reccare. Cominciamo a reccare anche dell'overmedia. Ok. Accendiamo la Play 2 col vano disco aperto. Che vi mostro. Temo già che l'overmedia abbia già bloccato la registrazione. Accidenti. Perché quando cambia la risoluzione. Eh sì. Si è bloccata l'overmedia. E che cazzo. Vabbè, ragazzi, ho acceso la Play 2 adesso qui. Bloccata. Aspettate, non so se si è bloccata, però per sicurezza facciamola ripartire. Ecco, così va meglio. Allora, siamo sulla PlayStation 2. Voi la vedete in 576p adesso. Io la vedo in 1080p, però il reccaggio è quello. Vedete? Allora, Play 2 originale, vi ho detto cosa c'è attaccato già. Originale, guardate, browser di sistema originale, è una 75.000. Prendiamo il controller, originale, anche questo. Ci ho messo la cover di silicone. Guardate. Allora, vedete tutto originale. Faccio vedere, guardate i dati, 75.004. Tutto originale, vediamo. Ci ho attaccato la chiavetta, ma non la vedo ovviamente la Play 2 originale, no? Ecco, c'è soltanto questa memory card nello slot 2, PS2 originale. Vedete? 7,985 kB liberi, quindi da 8 MB vuota, non esiste alcun dato. Originale. Allora, adesso, aspettate che appoggio qui.
Riavvio. Quella vermelha si buggerà ancora. Mettiamo 007 Agent Underfire al disco originale. Lasciando il disco aperto perché abbiamo bloccato i sensori. Ha già visto il gioco. Questa volta forse non si è buggata la registrazione. Guardate il disco come gira col vano aperto. Sentite come legge? Allora, questo è il menu, ragazzi. Vedete, non c'è italiano, però è quello PAL, perché non esiste italiano quel gioco qua. Quindi questa è la copia originale, ragazzi. Allora, ragazzi, ve l'ho già detto, dobbiamo finire il primo livello. Sta reccando intanto, sì. Sembra proprio che stia reccando. Allora, ragazzi, metto la videocamera qui. Spero che si veda qualcosa. Non so dove metterla. Lasciamo qua. Dovrei metterne anche una nello slot 1 per far salvare, però. Vabbè, senti, proviamo. Allora. Niente, facciamo select mission, missione 1. Non fare, ragazzi, missione 1. Poi, ragazzi, lo swap è una manovra complicata. Allora. Questa è la missione 1. Vediamo, non mi ricordo assolutamente come si gioca, però ci provo. Perché c'è dei comandi strani Sì. Voi non avete idea, ragazzi, che comandi strani quel gioco qua. Veramente controintuitivi. Spero, ragazzi, di riuscirci al primo colpo perché. Vedete che la passo un po' perché. Non è una posizione facile, ve lo dico. Per fortuna la prima missione è corta. A cambiare Kool-Aid, eccolo qua. Voglio cazzo è. Allora. Ragazzi, veramente, un gioco, cioè, veramente, ci vuole 007, sembra di fare proprio una cosa da spionaggio, cioè, veramente, ci vuole il trucco da spia segreta, cioè, per fare queste manovre avanzate, sembra ironia della sorte, veramente, cioè, guarda caso l'unico gioco che permette di fare questa cosa in modo sicuro è questo, ce ne sono altri, ma non in modo sicuro.
Dove cazzo è la mitragliatrice? Devo sapere. No. Ragazzi, se dei comandi veramente che... Allora, ah, adesso ho capito, niente, non c'è la mitragliatrice. Non ce l'ho ancora. Forse adesso... Ah, eccola qua. Adesso ce l'ho. Questa è fatta. Più o meno 10 minuti, un quarto d'ora di gioco, poi si arriva a livello 2, ragazzi. Però ragazzi, inserisco memory card 1. Perché? Voglio salvare, perché? Perché quel gioco qua purtroppo vede solo la memory card 1 per salvare. E se non salvo e non mi viene questa cosa, vuoi far tutto, non mi va. Comunque, frame boot, ragazzi, è qui, eh. Quindi continuate, fidatevi, perché è così. Perché non ci ho mica pensato a questa cosa. Perché se non mi funziona al primo colpo il metodo, cioè bisogna salvare dopo aver vinto livello 1, perché se non mi funziona al primo colpo, se no, dovete rifare tutta sta roba, è una rottura di balle, a meno che non siete veramente dei patiti, ma farsi un po' a livello 1 è una rottura di coglioni. Non c'è più un cazzo. Ma che cazzo? Spara! So schifo sto gioco. Veramente schifo sto gioco. Prendiamo un sacco di roba perché... Ok. Il livello 2, appunto, è il livello che praticamente tutto quel livello lì è contenuto nel file Driving Elf. Ok, anche questa è fatta. Anche questa è fatta, ora mi sa che c'è l'ultima sezione, poi è finito il livello, credo, se mi ricordo bene. Vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere esatto, l'ultima sezione. Allora, devo andare qui. Sì. Beccato. Devo muovermi! C'è la pompa. No, è morta. Che cazzo. È morta. Però mi fa ricominciare da qui, appunto. Però che due coglioni. Dai, che devo far vedere come funziona. Sì, mi sbaglio sempre, mi sa prima start, però. Vai, via, 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 dai, vai, via, via. Via dalle palle. Lancio 5 minuti. Sì.
stronzo là. Molti coglioni. Non avete capito, ragazzi, quel tipo di gioco qui non è il mio forte. Comunque mi sa che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Adesso andiamo là. No, poi assolutamente voglio vedere delle meccaniche che non si gioca. Ecco fatto. Mi sa che abbiamo finito il livello, ragazzi. Adesso non sbaglio, ecco. No, Q-Laser, dove cazzo sei? Thank you. Ok, bene, mi sa che c'è ancora una sezione, c'ho un po' di pazienza a fare queste cose, mi sa che mi ha finito. Ok, bene, ok, precious cargo, adesso salva memory card slot 1, la prima memory card che io ho messa apposta poteva salvare, aspettiamo, oh, salvi, cazzo è successo. Aspettiamo. Perché questo gioco, ragazzi, è molto buggato, eh. Vuoi salvare? Ma guarda te. Secondo è molto buggato quel gioco qua. Aspettiamo un attimo, però. Non capisco perché. Faccia così. Aspettiamo un attimo. Allora, ti vuoi sbloccare o no? Dio santo. Allora, non la leggo. Allora, io provo a farlo, ragazzi. Stiamo reccando, eh. Adesso siamo nel menu principale. Dopo aver vinto la prima missione. Adesso, guardate. Prendo 007 craccato, come vi ho fatto vedere. Mentre il disco sta girando, ragazzi, questa manovra meno la fate meglio è. Ve lo dico, io non so dove cazzo mettere la telecamera. Io, ragazzi, spero che si veda. Guardate, guardate, spero che si veda, il tutto. Deve essere anche veloce. Devo fermare il disco molto piano e sostituirlo. Select mission. Precious cargo. Good work on your success. Vai. Start mission. Ti prego, parti. Uncompressed boot elf. Guardate. Si è visto qualcosa, ragazzi.
Ecco fatto, ragazzi. Guardate, la Play 2 è stata ingannata e non è modificata, eh. Guardate, c'è soltanto la memory card originale. Allora, adesso possiamo fare l'impensabile, ragazzi, perché per installare si fa cerchio, si va in mass, che sarebbe la chiavetta, col cerchio si clicca e si va su Free MacBoot Installer cerchio. E guardate. Guardate l'installazione del Free MacBoot. Attendiamo. Siamo dentro il menu di installazione. Io, ragazzi, adesso non lo installo perché ce l'ho già installato su questa. Non voglio sputtanarmi questa memory card anche lei, nel senso che dopo devo formattarla, devo riformattarla. Comunque io potrei installarlo, puoi andare qui e fai formatta. Qui format, ma non lo voglio fare, ragazzi. Cioè, sono già installato qua. Voi cosa dovete fare? Dovete fare multi install, quindi X, multi install, perché va su ogni console. Installa Free MacBoot per ogni console, vedete? Ok, poi vedi, sarà installata la memory card, non so tu, e continuare sì, poi voi continuate e ve ne installerà, ragazzi, ve ne installerà. Quando voi avrete finito vi farò vedere come avrete Free MacBoot, cioè vi farò vedere cosa trovate, e potete, ce l'avrete sopra questa memory card, ragazzi, quindi cancel, esci, perché io, a me non mi interessa, esci. Vi faccio vedere. Guardate, è una Play 2 originale, perché quando voi tornate al menu, guarda cosa vi dice. Inserire un disco per PlayStation o PlayStation 2. Quindi l'abbiamo ingannata. Adesso perché non l'ho installato, invece guardate. Allora, voi avete installato Free MacBoot. Quindi, adesso, facciamo finta che era su questa memory card. Rimettiamo com'è quando avete Free MacBoot. Quindi, memory card. Uno che ci tengo i salvataggi da 128 MB e l'altro il 2 ci tengo Free MacBoot. Guardate, innanzitutto quando la vedete, la Play 2 con Free MacBoot la vedete così. Guardate, eh. Non buggarti, Avermedia. Non buggarti. Ecco, vedete? Quando l'avrete installato, poi vabbè, io me lo sono configurato, però lo vedete così. Vi faccio vedere un disco, appunto. Prima diceva inserire un disco Play 2, no? Quando voi lo mettevate normalmente senza fare lo swap. Adesso che c'è il Free MacBoot, voi lo mettete, però devo riavviare perché c'ho i sensori bloccati. Riavviamo. Guardate, succede questo. Succede. Ah no, ma per questo qua non è patchato con le SR. No, no, questo ragazzi non conta. Questa qui è una copia che serve solo a fare quella cosa qui. Prendiamo un gioco masterizzato. E poi vi farò vedere come vanno. Un gioco patchato con le SR, che ne so. Qualcosa, guardate, appunto, Metal Slug 3D, per chi non sapesse che esiste, Metal Slug 3D masterizzato su un Sony DVD-R-R. Allora, mettiamo il gioco. Partire, così vi faccio vedere che alcuni dischi come questi Sony che sembrano di qualità ma non lo sono, la Play 2 fa parecchia fatica a leggerli.
A volte li legge, a volte no. Bisogna stare qui a smanettare. Vedete, adesso non ne vuole sapere di leggerlo, per esempio. Vedete, non lo vuole leggere, non lo vuole leggere. Poi, se voi ci riprovate al secondo momento, lo legge. Invece faccio vedere uno che legge sicuramente, che è questo. Mercenaries 2, Inferno di Fuoco, guardate. Masterizzato, anche lui. Masterizzato. Sta scaricando la fotocamera, la videocamera. Guardate, della Verbatim. No, neanche lui non lo legge, no? Non è un disco buono neanche questo. Cioè, per farvi capire che se voi usate i TDK o i verbatim buoni, che purtroppo non c'è un modo al 100% efficace di sapere quali sono quelli buoni, purtroppo, ve lo legge subito. Altrimenti, ecco, adesso l'ha visto. Adesso l'ha visto. Cioè, visto. E poi lo vede, ma è l'inizio, è l'inizio. È solo l'inizio che. Quando lo vede all'inizio lo vede sempre. Cosa viene fuori poi? Viene fuori questa cosa, che è l'ESR Guy, che ci permette di far partire i giochi di backup. Quindi, per alcuni giochi molto particolari, tipo Jack 3, Ratchet and Clank, alcuni, cioè, sono tutte su internet le informazioni, bisogna mettere queste opzioni: Disable ESR After First IOP Reset e Use Synchronous Mode. Le altre opzioni non le ho mai usate in vita mia e ho più di 500 giochi. Quindi alcuni giochi per andare, se un gioco non vi parte con l'ESR, abilitate questa e questa, queste due, schiacciando la X, poi fate Launch DVD. Normalmente qualsiasi gioco fate semplicemente Launch DVD. ESR Beta 9B Guy. Adesso vede il gioco. Ecco. Il gioco sta partendo. Come se fosse un gioco. La Play 2 è stata ingannata. E lei pensa che sia un DVD? Un film, praticamente. Perché l'ESR è quello, è una patch che fa credere che un gioco sia un DVD. Quindi la Play 2 lo legge come se fosse un DVD. Ma in realtà è un gioco. Mercenaries 2, Inferno di Fuoco, copia italiana rarissima. Adesso dopo riprovo con Metal Slug 3D per farvi vedere che funziona. Capita. A volte anche la lente si deve scaldare, quindi gli date un gioco che lo legge subito. E poi lei gli date quello che non leggeva prima e la lente si scalda e lo legge subito. Caricamento in corso. Beh, sì. Ragazzi, funziona assolutamente tutto, come se fosse un disco originale. Però ci faccio vedere Metal Slug 3D perché questo titolo non lo conosco, ancora non ci ho mai giocato. E che però sapevo che andava subito praticamente perché era un DVD molto di più di qualità di vuoto che ho usato. Volevo farvi soltanto vedere quando inizia il gameplay che funziona tutto, via. Ecco, è un gioco peso questo qua come grafica. Quindi ci mette tanto per quello lì. Tempi di caricamento in mani. Il gioco va benissimo, senza lag, senza niente. Segnando le caverne sulla tua C'è mappa. pochissimi FPS che gioco qua. Ma è fatto così, ragazzi. Adesso voglio vedere se va a Metal Slug 3D. Speriamo.
Metal Slug 3D. Riproviamo. Forse la volta buona. No. Io me ne accorgo subito perché ormai conosco il rumore di quando ce la fa a leggere e quando no. Adesso l'ha visto, ragazzi. Adesso l'ha visto. Teniamo a schiacciare X perché qua basta, come nel 90% dei giochi, fare solo X. Quei giochi che non vanno con le SR vanno tramite cavo crossover, questo qua, l'Ethernet, al PC, con il programma OpenPS2 Loader, vi farò vedere, quindi vanno da hard disk del PC alla Play 2 senza neanche usare il lettore ottico, quindi senza disco. Alcuni, per esempio The Guy Game, per esempio, fatemi pensare, tutta la serie di Shadowverse, è meglio usarla così perché con SR dà molti problemi. Ratchet & Clank 3 non va con le SR, non va su disco. Jak and Daxter il primo non va su disco, va soltanto da hard disk. Guardate, Metal Slug 3D. Ma chi di voi lo conosce? Io lo sto giocando, è veramente tosto, però non è che sia un granché, però vi faccio vedere perché... Queste qua sono cose che in Italia non si vedono da nessuna parte. È uscito solo in Giappone, quindi non va detto, ma Framework Boot, vi consente di giocare a qualsiasi tipo di ISO, che sia NTSC americana, che NTSC giapponese o PAL. Qualsiasi Play 2 avete. Facciamo... missione... Faccio vedere... Sono 11 missioni, ragazzi. Facciamo missione 3, dai. Non mi ricordo neanche qual è. Missione 4. Missione 4. Qui vedete delle robe mai viste, ragazzi. Metal Slug 3D. È uscito solo per la Play 2 nel 2006. Guarda, sono Marco. Coltello. Sono senza munizioni. Cioè, sono tutte le armi, ragazzi. Provate. E io machine gun. Adesso lancio. Cazzo è successo? Lancio è sparito! Si è buggata la vermedia! Si è buggata la vermedia! Si è buggata la vermedia con tutti questi cambi di risoluzione! Ci siamo! Stare attenti perché c'è poca vita! Aspetta che mi riparo qui! Mi metto i monolith di Metal Slug 3 e li lancio, guardate. Guarda adesso, eh. Buu! Buu! Carro armato! Anche là c'è la telecamera. C'è un carro armato là. Mi finisco un cazzo con una cosa. Boh. Questo ragazzi è Metal Slug 3D. E avete visto come modificare la PlayStation 2. Faccio vedere altre cose sperando che non si buggy. La telecamera ragazzi si scarica, non importa. Faccio vedere ora altre cose. Accendiamo il computer, il PC, il computer XP schiavo della PlayStation 2. Adesso non c'è nessun disco dentro il carrello ottico. Accendiamo il PC schiavo collegato con l'Ethernet alla Play 2. Per il momento sembra stia ancora registrando la vermelha, ma forse si è già buggata. Si è già buggata. Che cazzo! Questi cambi di risoluzione non piacciono alla vermelha.
Allora, ragazzi, guardate. Memory card 1 da 128 MB. Ci sono tutti i salvataggi dei giochi. Questa me la snack da dire. Tutti i salvataggi dei giochi. E le configurazioni di sistema. 007, appunto. Poi c'è in fondo alla memory card 1, perché in fondo, perché ci sono le impostazioni di OPL, che è OpenPS2 Load, che è quel programma, quella app che dà la chiavetta, che poi viene comandata sulla memory card, che è questo, ci consente di leggere i giochi da hard disk del PC. Adesso io entro nel PC, ho messo la cartella in condivisione di rete, in condivisione. Una cartella, adesso voglio provare a farvi vedere, sperando, però si bangherà davvero meglio, eh. Io provo. È stata buggata. Ah, che cazzo. Devo farvi vedere sta cartella. Aspettate. Questo è il PC Schia, un Cosmere 512 MB di RAM, Windows XP Professional. Aspettate, che con lo scheda RAI vedo anche le cose. La risoluzione attuale non supportata. Cazzo. Non si può reccare. Ve lo faccio vedere allora da videocamera. Che c'è una risoluzione che la vermelha non supporta. Torniamo a reccare sulla Play 2. Però. Non si vede, Dio santo, perché ho messo lo schermo che qua non si vede. Vediamo se riesco. Ecco, allora. Guardate. Hard disk completamente pieno, vedi? 833 MB liberi e 93 GB occupati. Quel PC qua è vuoto, non c'è niente, c'è soltanto su giochi, la cartella giochi che è condivisa in rete. Questo PS2 SMB ci sono. Allora, apps, niente. Arte, tutte le copertine che vedete nella Play 2. CD, tutte le ISO CD in QBI, in QBIN. No, QISO vanno, QISO. Config, sono tutti config per avere varie modalità per giocarci, perché alcuni giochi richiedono delle modalità. Metterò la compatibility list. Poi c'è tutte le ISO in DVD. Jak and Daxter, quelle lì. E basta, non c'è, quelle altre cose non c'entra niente. Poi. Allora, il PC schiavo è attaccato in Ethernet, non c'è dentro nessun CD, eh. Qua ragazzi, le configurazioni della Play 2, lasciate tutte di default, vabbè, l'orologio, mettete sempre schermo intero. Questo lasciate off perché fa soltanto, ci vuole soltanto quando avete l'ottico, l'uscita ottica stereo. Qui è RGB perché uso lo SCART, che è la massima qualità che ve lo consiglio. Poi c'è telecomando off, lingua italiano. E poi qui c'ho le opzioni avanzate, lasciate tutto di default qua. Allora, esplora, io mi sono inconfigurato io, perché si va qui, in configurazione. Questo qua è la configurazione del Framework Boot. Vi consente di configurare nella dashboard qui tutte le varie opzioni. Quindi io ho messo esplora, lancia disco, OpenPS2 load. Praticamente vi crea collegamenti nella pagina principale della Play 2, come volete. Ho cambiato anche il colore. Vedete? Allora, qui. Allora, voi qualsiasi cosa fate, vedete, ti dice caricato da Memory Card 1. Quindi vuol dire che il salvataggio delle configurazioni sono sulla Memory Card 1. La 1 è la 2, ragazzi, perché Memory Card 1 lui la chiama Memory Card 0. E la Memory Card 2 lui la chiama Memory Card 1. Quindi vedi 0 e 1. Questa è la chiavetta. Quindi voi qualsiasi cosa fate, poi fate alla fine save config to memory card 1. E poi lo fate anche su mass. E poi alla fine fate load config from memory card 1. E basta, poi uscite. Cosa si può fare? Esplora, io l'ho chiamato esplora. Il nome, lo scrivete con una tastiera, vedete. Esplora. Aspettate che. E poi ci ho messo memory card, sono andato nel percorso memory card 1, che sarebbe memory card 2, boot, bootelf, questo qua è il boot, quello che abbiamo usato prima è l'esplora risorse. Poi, il
Il 2 ci ho messo lanciadisco, cioè l'ESR, che è quel programma che ci consente di far partire le copie patchate con ESR, quindi le copie di backup, sulla Play 2. Vedete? Memory card. Voi fate questi identici percorsi, mi raccomando, copiateli e fateli identici nella configurazione. Memory card 1, boot ESRF, poi return. Giochi via LAN USB sarebbe OpenPS2 Loda, che è quello che ti consente di giocare i giochi da PC. E poi ci ho messo 240p Test Suite, che serve per configurare la TV. Guardate il mio video per configurare, non lasciate stare. Basta, configurazione che è questo. Poi ci ho messo Configure SR Path, che è quello che praticamente quando voi. È l'SR guy che parte quando voi mettete un disco di backup. Mettete questo, Memory Card 1, Boot e SR guy Elf. Mettete questo come percorso. Poi niente, voi fate save config to memory card 1, save config to mass, load config for memory card 1 e poi fate exit. Io non lo faccio perché non c'è bisogno. Adesso vi faccio vedere i giochi che vanno tramite Ethernet ragazzi dal PC. Quindi voi lasciate stare il PC così, IP statico. Vi faccio vedere le configurazioni che ci vogliono perché sono cose molto difficili da fare. Si torna al browser. Aspettate. La vermedia continua a recare. Allora, qui praticamente parte quello che avete visto con 007, quel loader lì. Esplora. Lancia disco, parte l'ESR che avete visto, quella schermata bianca quando mettiamo il backup. Me lo sono messo anche così, perché a volte magari voglio farlo partire da qui invece che appena inserisco il disco. Questo non vi interessa, si vede in un altro video, quello per configurare la TV. Questo ragazzi ci manca, che è l'OpenPS2 Loader. L'ultima versione del Free Mac Boot è questa, 1964. Fate giochi via LAN USB, PC acceso, cavo di rete scollegato. Guardate adesso. Guardate. Si collega da solo, guardate. Attendete. Guardate, si sta connettendo. Qui adesso si è connesso con IP statico, sta scambiando dati con la Play 2. Guardate le cartelle sul PC. Ethernet Games, in realtà non è Ethernet, è proprio collegamento diretto. Io ce li ho in due giochi. Allora, ho dei giochi molto leggeri su USB, sulla chiavetta, ragazzi. USB Games, vedete le copertine, le config e tutto. Zombie Hunt, giochi di merda sono, Zombie Hunters 2, molto piccoli. Così per divertirsi, che ci stanno su chiavette e non laggano, perché laggano un sacco. Questi qua sono giochi, ragazzi, che non hanno video, giochi molto leggeri, non laggano. Tutto il resto, giochi pesanti, sono tutti qua. Vi faccio vedere, Seven Seas, tutti palle, Seven Seas, Barbarian, Batman Vengeance, Blood Rain 2, Control Shadow and Soldiers, che è il Metal Slug, bellissimo, tipo Metal Slug, Half-Life, Jak and Daxter, Kaaba, Mario & Blade, guardate quante ce n'è, ve li guardate, guardate, questo qua per esempio, se ci date triangolo, Game Settings, vedete, io ho abilitato Mode 2 On, Mode 6 On e Mode 8 On, ci vogliono questi tre mode, altrimenti il gioco non va, tutto il resto lo lasciate di default, ragazzi. Resident Evil 4, guardate, tutti questi ragazzi. Anche questo, ragazzi. Della Madonna. E vanno tutti, ragazzi. Tutti. Tutti quanti. Sono quelli che non vanno con le SR da disco, ragazzi. Adesso vi faccio vedere un gioco che molti fa fatica a far andare. Chi a farsi beccare, che è Jak and Daxter. Abilitare mode 1, mode 3 e mode 6. Tutto il resto è default. Run, vi faccio vedere prima le opzioni, aspettate. Come configurare? Allora, settings. Non vi dico niente, copiatele, copiatele. Non vi dico niente, copiatele. No, aspettate. Config network, queste qua, allora copiatele con la differenza che dovete mettere come IP address quello del vostro PC statico, mettete statico lì, condividete la cartella in rete con l'IP statico, mask è quello del vostro modem, anche il gateway è quello del vostro modem, ma il gateway non si usa perché non collego. Comunque copiate queste cose, ragazzi.
E poi fate save changes e basta. Poi potete anche spegnere la Play 2. Comunque torniamo a Game List. Facciamo andare Jack and Dexter. Ragazzi, sta leggendo. Guardate, non c'è niente dentro la Play 2. Non sta leggendo la chiavetta, sta leggendo da là. Aspettiamo un attimo. Ma ragazzi, va più veloce che la disco. Voi non avete idea. Niente lag. Aspettate. A volte può buggarsi, ma di solito va sempre. Aspettiamo un attimo. Perché adesso non lo vedo partire. Ce la fa partire? Chissà che si è buggato, perché quando si guardano le opzioni, si fanno altre cose, non si fa partire subito, va in stallo, quindi bisogna farlo partire subito. Comunque questo ragazzi è uno dei giochi più difficili da far andare, Jak and Dexter. Soprattutto salvare, no? Mi sa che non va. Niente, allora si rifà. Addirittura mi sono configurato l'opzione che si accende la Play 2 e tengo schiacciato il tasto X, vado subito lì, guardate, è uno shortcut. Guardate. Ecco, vedete? Sta andando subito sull'Open PS2 Loader, quindi bypasso il... Cos'è, ragazzi, sono cose avanzate, ve le posso anche spiegare, ma cioè non ci capirete un cazzo. Comunque bastava andare in Configure A1 Path, sono i shortcut nella configurazione che ho fatto da prima. Proviamo adesso a far andare Jak and Dexter subito, senza perdere tempo, perché va un po' in stallo da, se tu stai un po' lì, dopo fa più fatica a farlo andare. Vediamo se va. Mi sa che adesso va, ragazzi. La Vermedia sta reccando. È partito, ragazzi. È partito. È partito. L'ho visto. Ecco qua, ragazzi. Non c'è niente dentro la Play 2. È il PC che sta leggendo dal PC la Play 2, ragazzi. La difficoltà di questo gioco, ragazzi, è farlo partire bene. Cioè, è veramente uno dei giochi più difficili da craccare della Play 2. E poi, soprattutto, salvare senza che dia problemi. Guardate, io ho salvato benissimo. Carica partita, 100%. Ci metto anche salvataggi craccati perché me li metto sul chiavetto USB, poi con lo spara risorse me li copio sulle varie memory card. Potete fare anche questo, ragazzi, eh. Potete fare tutte queste cose, io le faccio. Le scarico anche da internet, i salvataggi. Tante me le modifico con dei programmi apposta. Guardate, qui ragazzi siamo alla fine del gioco. 100%, guardate, il gioco va da Dio, ragazzi. Adesso moriamo con dei nabbacci. Però ragazzi funziona tutto. Io niente. Io spero che vi sia servita questa cosa, perché non le trovate da nessuna parte delle cose del genere.